Innanzitutto, buon 2024 a tutti voi. Mi prendo 10 minutini per prepararmi qui con voi, perché anche se io sono entrata nel 2024 super influenzata, super raffreddata, mi sto preparando perché devo andare a registrare una campagna. Oggi me ne sarei voluta rimanere molto molto volentieri a letto, perché vi ripeto, cioè sono completamente influenzata. Però ho una consegna importante di questa campagna, quindi non posso assolutamente rimandare gli impegni. E in più ho la mia camera che è letteralmente sotto sopra, perché io sono tornata praticamente stamattina, perché ho fatto Capodanno a casa di Dennis, il mio fidanzato, e quindi ho la camera con tutte le valigie, tutte le cose che volevo sistemare, ma sinceramente non ho proprio forze neanche per reggermi in piedi. Come è andato Capodanno a tutti voi? Io personalmente vi dico la verità, non me lo aspettavo quest'anno, ma alla fine abbiamo deciso di rimanere a casa e quindi abbiamo trascorso Capodanno con i parenti piuttosto che gli amici. In realtà, inizialmente non pensavamo assolutamente di passare Capodanno così. Il problema è stato sostanzialmente che non ci siamo organizzati niente fino all'ultimo e poi avevamo sinceramente paura di organizzarci una cosa così montata all'ultimo, perché magari andavamo in giro, beccavamo qualche fregatura, quindi abbiamo detto vabbè, meglio starsene a casa, almeno è sicuro che mangiamo bene e quindi ce ne siamo stati a casa così, non siamo usciti neanche dopo la mezzanotte, ma semplicemente abbiamo visto i fuochi d'artificio. E poi sulla sera tardi abbiamo finito di vedere Berlino, tra l'altro, cioè spero che l'abbiate vista perché serie fighissima, secondo me mi è piaciuta particolarmente. Solitamente io non ho mai le occhiaie, ma per l'appunto essendo influenzata vedo proprio tutto qua sotto viola, nero, non lo so, infatti metto un po' di correttore di Charlotte che è super coprente anche su qualche imperfezione perché tra l'altro mi sono uscita una marea di brufoli anche perché onestamente non mi sono contenuta per niente tra torrone, salami, prosciutti, fritti, chi più ne ha più ne metta. Io trovo proprio gioia, cioè non mi andava di contenermi anche durante le feste di Natale, Capodanno, cioè sti cavoli. Mi vengono tutti i brufoli che mi devono venire. Io comunque ho un sacco di tempo oggi per prepararmi, stranamente, non è il mio solito. Ah, e poi come se non bastasse l'influenza, mi è venuta una sorta di infezione, fungo, non si è capito. E sulla pancia, quelle bolle che vi dicevo in qualche video fa, ho tutte bolle sulla pancia rosse. Alla fine, visto che si duplicavano, ma non mi prudono, non mi bruciano niente, ho mandato la foto alla dermatologa e mi ha detto che ho una sorta di fungo, che quindi ora devo anche curare, che viene a causa della pelle grassa sostanzialmente. Pelle grassa è una malnutrizione, cioè non è una cosa che tipo mi sono presa in giro e robe varie, una cosa che mi sono causata io me medesima. Posso dire che io mi sono rotta le palle con i miei problemi della pelle, cioè io da quando sono piccola, 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 che ho solo problemi di pelle, cioè vi giuro, mia mamma mi ha detto che già appena nata io avevo problemi di pelle, quindi probabilmente ci combatterò tutta la vita, però mi sono veramente rotta. Che poi tra i buoni propositi del 2024 c'era quello di tornare assolutamente già oggi, 2 gennaio, in palestra. Però il fatto è che per l'appunto qualcuno ha voluto che io mi ammalassi e onestamente ho paura che andando in palestra magari peggioro soltanto la situazione, che io vorrei si calmasse quanto prima possibile perché odio stare male, debole, tutte queste cose qua. Quindi magari eviterò di andarci e sarà procrastinato questo inizio, magari a domani, dopodomani, non lo so, sinceramente. Fatto sta che queste vacanze sono durate troppo poco. Cioè, è proprio vero che quando vai a scuola, finché vai alle superiori, Natale finisce dopo la Befana, ok, ma quando finisci le superiori non è più così perché, ecco, 2 gennaio io sono tornata a lavorare, il mio fidanzato è tornato a lavorare. Non è più come quando si è alle superiori, che meraviglia, che mondo meraviglioso. Comunque, questo contouring ripeterò all'infinito, che è il mio preferito, e infatti l'ho finito e lo andrò prossimamente, nei prossimi giorni, a riacquistare perché non posso assolutamente vivere senza. E sono già 5 minuti di video. Allora, adesso faccio solo la base perché, come vi dicevo, più tardi alle 5 e mezza ho uno shooting per una campagna,
make-up, quindi finirò il make-up proprio lì con quel prodotto nello specifico, che sarà una super super novità e che vedrete domani in realtà, perché la registro oggi per pubblicarla domani, quindi domani saprete di che prodotto nuovo si tratta. Mi piace molto, non so voi che cosa ne penserete, però in realtà è un prodotto make-up che io non ho mai utilizzato in generale nella mia vita e mi piacerebbe utilizzarlo di più perché merita, secondo me merita, cioè ogni tanto per cambiare ci sta. L'unico super problema di questi shooting è che le luci da sala evidenziano veramente che cavolo ho preso, evidenziano ogni difetto possibile, cioè se c'hai un brufolo così piccolo, nello shooting sembrerà un cratere. Quindi, anche se non ho minimamente voglia perché mi sento proprio male, mi devo pure truccare. È diventata arancione sto coso. Mi devo pure truccare abbastanza bene perché dovrò uscire pure decente in questi video, magari, non lo so, se voglio. Detto ciò, vi volevo anche ringraziare perché ho piacevolmente notato che siamo arrivati anche a 700.000 follower qui su TikTok. Che vabbè, qualcuno dirà, ma questa è scema che ringrazia per 700.000 follower. Credetemi che per me è un traguardo importantissimo, ma non perché 700.000 follower, che vabbè, sti cavoli, cioè nel senso. È proprio un riscatto personale quello che, cioè, per me è un riscatto personale il fatto che magari delle persone qui sui social abbiano imparato in qualche modo ad apprezzarmi e volermi bene. Poi sicuramente c'è anche chi mi critica, mi insulta, e vabbè, quello è normale, non si può piacere a tutti. Però è stato un riscatto proprio dal punto di vista che nella mia vita mi sono sempre sentita molto molto sola a livello di amicizie, anche a livello familiare, e questo è stato, cioè, per me è un riscatto molto molto importante, cioè mi fa veramente sentire fiera di qualcosa, ma soprattutto non più sola, e questa secondo me è la cosa più bella dei social. Addirittura io quando ero piccola mi ricordo che mia mamma e mio papà mi sgridavano sempre perché passavo troppo tempo con il telefono, e pensarlo ora mi viene un po' da ridere perché dico: ecco, stavo sempre sul telefono, però secondo me nel telefono ho proprio trovato quella valvola di sfogo, quel modo di sfogarmi che la vita reale, tra virgolette, cioè la vita di tutti i giorni, non mi permetteva. Un'altra cosa che vi voglio assolutamente dire è che ho una quantità industriale di prodotti make-up nuovi da provare, perché io ancora non ho provato neanche mezzo prodotto di tutti quelli che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento. Quindi, in poche parole, nei prossimi giorni che sono finalmente tornata a casa, e mi metterò a provare tutto quello che io ho trovato nei calendari dell'avvento, che vi giuro, non vedo l'ora. In più, non ho neanche ancora provato tutti i trucchi che mi hanno regalato per il compleanno, e anche quelli sono curiosissima di provarli. E ho anche acquistato un'altra matita di Kiko, un'altra colorazione che mi avete tra l'altro consigliato voi, quindi non vedo l'ora di provarla. E quindi da domani. Ah, e poi ho veramente tantissime tantissime novità proprio inviate dai brand, quindi da domani mi metto un attimo sotto sperando di stare meglio perché voglio provare con voi tutto quanto e cercare di capire se c'è già qualche super prodotto da aggiungere nella mia makeup collection a inizio 2024. Io ho fatto una lista grande come una casa di tutti i miei buoni propositi del 2024. Questa cosa non l'avevo mai fatta negli anni precedenti, però quest'anno l'ho voluta proprio fare perché a fine dell'anno voglio assolutamente vedere cosa cavolo sono riuscita a fare e cosa cavolo non sono riuscita a fare, a meno che non elimino per sbaglio la nota che ho scritto, perché mi capita pure questo. Sono già passati 10 minuti, finiamo al volo la base con la cipria di Huda Beauty rosa. E poi metto il mio amatissimo blush di Patrick Ta, proprio poco perché è super super pigmentato, però mi piace perché è questo rosa super super freddo che secondo me su di me sta una meraviglia. Termoprotettore. E la mia base è pronta. Speriamo che mostri i capelli, si ammosciano un po' e scendono. Vi mando un bacio. Ciao. Bella però, secondo me molto molto luminosa. Ciao.